La parola a una persona a cui tengo particolarmente, che è Enza Amato, la Presidente del Consiglio Comunale di Napoli. Ci tengo perché io ho conosciuto Enza tanti anni fa, è stata consigliere regionale dal 2015 al 2020, è una persona squisita che ha competenza, quando fa le cose studia, che guardate che è una cosa che non è frequente, sì, ma non è frequente nei politici, cioè se lei deve affrontare una questione studia, diciamo un po' secchiona, no? Posso dirlo, Enza? Studia e soprattutto poi c'è una capacità molto importante, che è quella che ascolta le persone, cerca di risolvere i problemi e li risolve con generosità e con umiltà, perché non lo dice quando risolve i problemi, ok? Quindi io le do veramente di cuore la parola. Lei ha seguito tutte le vicende nel Consiglio regionale, tutte le leggi che noi abbiamo fatto sulla violenza, sulle donne. Il Consiglio regionale della Campania è un Consiglio regionale molto attento su queste questioni, quindi do la parola a Enza Amato, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli. Grazie Ilaria, grazie per le parole di incoraggiamento, so che sono sentite e quindi sono particolarmente emozionata ad averle sentite, grazie alle nostre amiche al tavolo stamattina, la professoressa Virginia Ciaravolo mi ha stuzzicato moltissimo nel suo intervento e mi ha fatto riflettere in maniera ancora più critica su una ricerca che ho letto, è stata condotta nel marzo del 2023 dall'Osservatorio sulle tendenze giovanili in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche della Famiglia. Dietro non si sente, chiedo scusa. Dietro non devi avvicinare forse la bocca più Adesso si sente meglio, ok. Con il Dipartimento delle Politiche della Famiglia, che ha praticamente studiato un campione di 4.288 studenti, diciamo così, adolescenti, quindi più o meno della vostra età, evidentemente della vostra età, per cercare di capire quanto fosse diffuso lo stereotipo di genere. E la cosa mi ha sconvolto particolarmente, Virginia, mi ha sconvolto molto perché rispetto a questo campione tra studenti appunto maschiette e femminucce, lo stereotipo di genere è molto più diffuso tra i maschi, dice il 36% del campione è dei maschietti ha praticamente dimostrato nelle domande, nelle espressioni, nelle risposte che ha dato di avere uno stereotipo dentro di sé culturale molto più radicato che le donne, che sono solo il 14,5%, e solo il 22% del campione si poteva riconoscere scevro, immune dallo stereotipo di genere. Ma la cosa che mi ha fatto particolarmente riflettere e che dalle parole della professoressa Virginia stamattina mi preoccupa tantissimo, perché mi dà la convinzione che questo studio è assolutamente fondato nonostante il campione non fosse particolarmente esteso, è che più è diffuso lo stereotipo di genere, più si ci sente sicuri, più si hanno, meno si è, psicologicamente esposti ad insicurezze e, a comportamenti che sono fragili nella società. Quindi noi leghiamo lo stereotipo di genere alla sicurezza, alla nostra, autodeterminazione nei rapporti sociali, ed è una cosa enormemente grave, perché ti fa capire che noi ci cresciamo, ci formiamo, ci educhiamo con quella roba lì e non ci rendiamo conto che questa roba accompagna la nostra vita e la condiziona nei rapporti con l'altro sesso e nei rapporti con lo stesso sesso, nel mercato del lavoro, nella politica, nelle relazioni, a tutti i livelli. E allora è una cosa che assolutamente deve essere sfatata, che assolutamente deve essere contrastata e combattuta, e che evidentemente si deve fare a partire dalla famiglia,
che forse è il luogo più difficile paradossalmente, ma sicuramente nella scuola è, diciamo, il posto dove possiamo avere, diciamo così, una germazione positiva dello stereotipo, diciamo, al contrario. Quindi mi rendo conto perfettamente che sono, diciamo così, argomenti che probabilmente non ci rendiamo conto, ma che permeano la nostra esistenza, la nostra quotidianità. Cioè abbiamo talmente dentro di noi questo tipo di convinzione da sentirci assolutamente sicuri nella società quando siamo portatori di questa cultura. E questa roba qui, sempre nello studio si rileva, è stata particolarmente evidenziata nel percorso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, dove appunto la convinzione e le sicurezze, la, diciamo così, il senso di protezione è stato maggiormente rilevato in quei ragazzi che avevano appunto, diciamo, questa conformazione culturale così forte nello stereotipo di genere. Allora io penso che noi come istituzioni abbiamo il dovere di dare una mano alla scuola, di stare accanto alla scuola. Ilaria diceva prima le leggi per il contrasto della violenza sulle donne, di genere, diciamo, in linea più diffusa, sicuramente attraverso norme e misure che vengono dal governo nazionale, ma che possono essere anche fatte dal governo regionale. Il governo regionale, devo dire la verità, in questi anni ha puntato molto, ha investito molto da questo punto di vista, e mi riferisco particolarmente a quello di dare lo strumento per poter contrastare poi effettivamente, no? Diciamo così, il riscatto della donna da condizioni di, diciamo, subordinazione e di violenza nell'ambito domestico, e quindi, dico una parola, il lavoro, l'opportunità di essere autonoma economicamente. Ma non dobbiamo renderci conto che il lavoro maggiore è un lavoro di natura culturale, educativo, che parte dalle famiglie, che debbono stringere un patto fortissimo con le scuole e con tutte le forme istituzionali, ciascuna per le proprie competenze, che possono appunto dare una mano a fare cose come quelle che si stanno facendo stamattina, cioè mettere insieme la comunità scolastica, le insegnanti, con chi questi fenomeni li legge scientificamente, li studia scientificamente e cerca praticamente di contrastarli attraverso anche la rete di solidarietà, di collaborazione forte con le istituzioni che poi hanno gli strumenti maggiori per poter creare delle misure, delle iniziative, fare, diciamo così, cose concrete per poterli contrastare. Allora io dico sempre una cosa: io ho una figlia femmina, una bambina insomma di 12 anni, tra poco compierà 12 anni, e la guardo molto, la osservo molto, perché le ragazzine di questa età, chi è mamma, insomma, ma soprattutto le prof lo sanno bene, sono particolarmente esposte nella società odierna, e sono esposte perché è, diciamo, è la società che è cambiata rispetto alla nostra generazione. Alcune cose forse sono, diciamo così, migliorate, molte altre sono peggiorate, come per esempio, lo diceva prima la professoressa, il concetto del diritto. Oggi quello che è diritto per me può non esserlo per la signora che ho di fronte, paradossalmente. E molto spesso noi abbiamo dimenticato che i diritti non sono scontati, i diritti sono faticosi e debbono essere sempre di più riaffermati, e anche il diritto di una donna ad essere considerata alla pari di un uomo nei contesti in cui agisce, vive, lavora, ad avere le stesse regole di ingaggio, a partire dalle stesse condizioni di opportunità, e poi sì il merito, e poi sì il merito, ma le regole di partenza, le regole di ingaggio devono essere le stesse. E noi dobbiamo essere capaci nella già famiglia e nel contesto scolastico a trasferire queste convinzioni, non quelle degli stereotipi di genere, queste convinzioni. Siamo differenti geneticamente, e viva Dio che lo sia così, ma siamo in una società e dobbiamo vivere condizioni di parità che siano plastiche, che siano esercitabili, che siano possibili nel nostro quotidiano, anche nel rapporto con il compagno, la compagna di classe, nel rapporto con il professore, con la professoressa, nel rapporto con la presidente del consiglio comunale, brava, piuttosto che il presidente della regione Campania. Brava. Grazie. Brava. Grazie Enza.